Qual è l'unico modo per levarsi quella ruga fastidiosa tra le sopracciglia? La tossina botulinica. È un farmaco che è stato approvato dal Ministero della Salute. Presso lo studio SCHUT utilizziamo esclusivamente il Vistabex, che è un prodotto della Allergan. Esiste da tantissimi anni ed è stato il primo botulino messo in commercio. Quelle approvate sono esclusivamente le rughe della regione glabellare che ci sono tra le sopracciglia e sono quelle che si evidenziano quando con la mimica corrughiamo, quindi ci arrabbiamo. Utilizzando la tossina botulinica, queste rughe si distendono e si ha un effetto più rilassato. È vero anche che spesso il botulino viene utilizzato anche in altre zone, come per esempio quelle della fronte, intorno agli occhi, alcuni angoli della bocca, del collo, eccetera. Questo è a discrezione del medico perché sono delle indicazioni che noi chiamiamo off-label, cioè non sono state autorizzate. Ogni medico, secondo scienza e coscienza, lo utilizza a seconda appunto delle proprie conoscenze, della propria professionalità. Il botulino deve essere somministrato solamente da medici ovviamente qualificati e con una documentata esperienza nel campo di questo trattamento, chiaramente muniti delle attrezzature necessarie e quindi in ambienti idonei. Viene utilizzato ovviamente materiale esclusivamente sterile. Vi faccio vedere gli aghi che vengono utilizzati, che sono veramente molto molto piccoli, sono quelli proprio da mesoterapia e quindi realmente indolori, assolutamente indolori. Ciononostante, noi preferiamo sempre 10 minuti di cremina anestetica per evitare di sentire anche l'ingresso di questo piccolo ago. Parliamo di un trattamento realmente velocissimo, di pochi minuti. L'effetto è sempre reversibile, la durata dell'effetto del botulino dai 3 ai 5 mesi. È importante smitizzare quello che sono le paure che si hanno nei confronti dei trattamenti a base di tossina botulinica. Non paralizza, non rende ciechi, non blocca nessun muscolo, ma dà semplicemente un rilassamento della muscolatura. Quindi quella muscolatura che tende per una mimica molto forte a dare delle rughe molto profonde viene rilassata, ha delle controindicazioni, quelle classiche, gravidanza, allattamento, chiaramente se ci sono presenti delle malattie importanti che possono essere delle patologie di tipo neoplastico in corso, per il resto non vi sono altre controindicazioni per fare un trattamento di botulino.